Piazza del Gesù, così chiamata perché prende il nome dall'omonima chiesa, è tra le principali della città di Napoli e ha una posizione di rilievo nel centro storico cittadino, che, come recita una targa affissa proprio in questo luogo, è patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO dal 1995. La grande piazza ruota intorno all'obelisco Guglia dell'Immacolata, che ha un'altezza di 30 metri, ed è tra i maggiori esempi della scultura napoletana del Settecento. Voluta dai gesuiti per celebrare la compagnia, la struttura fu pagata grazie a una colletta pubblica e divenne una sorta di pietrificazione delle tante macchine da festa che nell'età barocca venivano montate in diverse occasioni. Essa si eleva verso l'alto e le sculture, realizzate da allievi del Baccaro, raffigurano santi gesuiti ed episodi evangelici legati alla Vergine Maria. In cima svetta la statua e il rame dell'Immacolata, che protegge la città da oltre 2 secoli e mezzo. Sulla piazza si affacciano poi storici palazzi nobiliari tardobarocchi e la cappella medievale delle Clarisse, che faceva parte dell'adiacente complesso monastico di Santa Chiara. Ma oltre alla Guglia, ciò che più attira il visitatore è la Chiesa del Gesù Nuovo, chiamata così per distinguerla dal Gesù Vecchio. Essa fu realizzata per i gesuiti a partire dal 1584 e inaugurata nel 1601. Sorse sull'area del Palazzo di San Severino, principe di Salerno, di cui però resta solo l'antica facciata di bugnato in piperno a punta di diamante. Da un'epigrafe nella facciata si può leggere infatti che l'architetto fu un certo Novello da San Lucano, che realizzò il palazzo nel 1470. La facciata custodisce uno dei segreti più dibattuti dagli studiosi di questa chiesa. Le bugne, infatti, recano incisi degli strani segni che sono stati interpretati in vario modo. Si tratta di marchi lasciati dalle squadre dei maestri pipernieri? Simboli esoterici? O note musicali di uno spartito? Il magnifico palazzo rinascimentale, in seguito a diverse peripezie, nel 1584 fu poi definitivamente confiscato ai principi suoi proprietari e venduto ai gesuiti, che ne lasciarono soltanto la monumentale facciata, sventrandolo completamente per costruirvi il loro quartier generale, chiesa, casa professa e palazzo delle congregazioni, che fecero della zona una vera e propria insula gesuitica. L'interno della chiesa è un'esplosione del barocco napoletano. È a croce greca e a 3 navate e si presenta spaziosa e vivace per il rivestimento marmoreo policromo delle pareti e la ricchezza delle cappelle. Tanti furono gli artisti impiegati. Primo fra tutti Cosimo Fanzago, che con il suo estro ne fece uno scrigno dell'arte barocca, e pittori come Belisario Corenzio, Paolo De Matteis, Massimo Stanzione e Francesco Solimena, per citarne solo alcuni. L'altare maggiore, che colpisce lo sguardo di chi entra, è un vero trionfo di marmi pregiati, con al centro la nicchia che ospita la statua dell'Immacolata, su un globo blu di lapislazzuli. Ma il Gesù Nuovo, oltre ad essere un tesoro d'arte, è un punto di riferimento per i tanti fedeli napoletani che accorrono qui per venerare i resti mortali di San Ciro Eremita e di San Giuseppe Moscati, il santo medico. Insomma, il Gesù Nuovo è uno straordinario intreccio di arte, fede e mistero e diventa una tappa obbligata per chi giunge a Napoli. Ma non voglio svelarvi tutto. Per questo vi invito a venire e farvi guidare da noi per scoprire insieme tutto ciò che questo luogo ha da raccontarci.